Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Consiglio Comunale, signori consiglieri, autorità, cari concittadini e concittadine milanesi, il 12 dicembre è una data che nessun milanese potrà mai dimenticare. La strage di Piazza Fontana è un momento fondamentale nella storia cittadina. Per la nostra comunità rappresenta un'occasione di dolore, di ricordo e di solidarietà. Per le persone che hanno perso la vita, per i feriti e per i loro familiari, ai quali ogni milanese si stringe commosso. Signor Presidente del Consiglio Comunale, signor Sindaco, signore e signori consiglieri, signor Presidente della Regione, Presidente Arnoldi e cari familiari delle vittime. Ci troviamo a Palazzo Marino, luogo della democrazia della comunità milanese, contro il quale la ferocia dei terroristi neofascisti tentò di replicare 11 anni dopo la strage di Piazza Fontana. Siamo qui oggi perché avvertiamo il dovere di ricordare insieme avvenimenti per i quali si è fatta verità e si è cercata giustizia tra difficoltà e ostacoli e sovente giungendo a esiti insoddisfacenti e vani. L'identità della Repubblica è segnata dai morti e dai feriti della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Un attacco forsennato contro la nostra convivenza civile, prima ancora che contro l'ordinamento stesso della Repubblica. Uno strappo lacerante recato alla pacifica vita di una comunità e di una nazione, orgogliose di essersi lasciate alle spalle le mostruosità della guerra, gli orrori del regime fascista prolungatisi fino alla Repubblica di Salò, le difficoltà della ricostruzione morale e materiale del nostro Paese. Quell'anno, 1969, fu segnato da 145 attentati dinamitardi. Una bomba inesplosa venne rinvenuta presso la banca commerciale di Piazza della Scala, qui a Milano. Quell'11 dicembre altre tre bombe esplosero a Roma, presso la sede della Banca Nazionale del Lavoro, in via Veneto, presso l'Altare della Patria, presso il Museo del Risorgimento, provocando altri 16 feriti. In precedenza, il 25 aprile di quell'anno, due bombe alla Fiera Campionaria e l'ufficio cambio della Banca Nazionale delle Comunicazioni, presso la stazione centrale di Milano, avevano provocato il ferimento di 19 persone. Il 9 agosto, su 8 treni, in diverse parti del Paese, erano esplosi ordigni con il ferimento di 12 passeggeri. Ancora il 19 novembre, a Milano, nel corso di una manifestazione, venne ucciso l'agente di polizia Antonio Annarumma. Si può ben comprendere il senso della definizione di strategia della tensione utilizzata dalla stampa britannica per definire quella stagione. In mezzo, il tentativo grottesco di golpe dell'ex comandante della decima MAS di Salò, Valerio Borghese. Una spirale di violenza cieca e antipopolare che doveva proseguire negli anni successivi, con il progressivo emergere accanto al terrorismo stragista di matrice nera di un'aggressione alla vita non minore ispirata a deliranti slogan brigatisti. Desidero ricordare Vittorio Corsio ed Emilio Alessandrini, magistrati che avevano indagato sulla strage di Piazza Fontana, assassinati pochi anni dopo, l'uno da terroristi di destra, l'altro da terroristi di sinistra. Ma i tentativi sanguinari di sottrarre al popolo la sua sovranità sono falliti.
la Repubblica è stata più forte degli attacchi contro il popolo italiano. La violenza terroristica ha sottoposto a dura prova la coscienza civica dei nostri concittadini. Il comune sentimento d'unità, patriottismo, solidarietà è stato con dolore ma con fermezza più consapevole e più saldo dopo quegli assalti. 50 anni dopo Piazza Fontana sentiamo assieme ai familiari delle persone assassinate in quella circostanza il dolore profondo per una ferita non rimarginabile recata alla nostra convivenza. Convivenza che si riconosce in pieno nell'Associazione dei familiari, che in questi anni l'ha ben rappresentata, reclamando verità e giustizia e preservando memoria. Immersi in pieno nella storia d'Italia, di cui l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura rappresenta una pagina triste, indelebile, affermiamo il dovere del rispetto di una memoria collettiva, in una vicenda di cui si conoscono origini e responsabilità. Disinvolture e manipolazioni strumentali del passato, persistenti riscritture di avvenimenti, tentazioni revisioniste alimentano interpretazioni oscure entro le quali si pretende di attingere versioni a uso settario nel tentativo di convalidare a posteriori scelte di schieramento, opinioni di ieri. Come ricordato nel 2012 il presidente Napolitano, in occasione della giornata della memoria, non brancoliamo nel buio di un'Italia dei misteri, disse il presidente Napolitano. Ci troviamo dinanzi a limiti da rimuovere e a problemi di giustizia e di verità ancora da risolvere, ma in un'Italia che ha svelato gravissime insidie via via liberandosene, che ha sconfitto il terrorismo individuandone e sanzionandone a centinaia gli sciagurati attori e che ha salvaguardato i presidi della nostra vita democratica. Queste le parole del presidente Napolitano. La istituzione da parte del Parlamento della giornata della memoria delle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di quella matrice ha voluto contribuire a questo scopo, ha corrisposto all'esigenza di permettere alla nostra comunità di elaborare e riconoscersi in una storia acquisita e condivisa a fronte dei tragici avvenimenti di quelle stagioni. Il trascorrere del tempo non colloca tra gli eventi vecchi e da rimuovere l'attacco alla democrazia portato in quegli anni. Non commetteremo l'errore di pensare che siano questioni relegate a un passato più o meno remoto. Sono la nostra identità, il nostro patto civile, essere usciti segnati da quegli avvenimenti, da Piazza Fontana. Occorre esserne consapevoli per non correre il rischio di poterli rivivere. Di fronte alla follia omicida, i cittadini compresero che il loro contributo protagonista alla salvaguardia dell'ordine democratico era prezioso e reagirono, come qui a Milano, in modo fermo e unitario. Il patto collettivo di cittadinanza permise di difendere la Repubblica. E quanto hanno testimoniato, sofferto e operato esponenti della società civile, delle professioni, dei sindacati, dei partiti politici, delle istituzioni locali, magistrati, uomini delle forze dell'ordine, docenti, una riserva di valori etici, persino in attesa, che vide allora e vede ricca la nostra comunità, una riserva talvolta disertata. Nelle vittime di Piazza Fontana trova radice l'interrogarsi del Paese sulla propria natura e sul suo destino. Quella stagione fu specchio dell'anima, della sofferenza del nostro popolo, chiamato a rafforzare una fedeltà laica e civile ai valori della Costituzione. Il patto di cittadinanza, basato su principi fondativi, ideali civili, storia plurale ma comune, lasciatoci in eredità dalla lotta di liberazione. Una fedeltà chiesta anzitutto ai servitori dello Stato, uomini degli apparati di sicurezza, forze armate, magistratura, incaricati dalla comunità di vegliare sulla serenità del vivere civile,
Non si serve lo Stato se non si serve la Repubblica e con essa la democrazia. L'attività depistatoria di una parte di strutture dello Stato è stata quindi doppiamente colpevole. Un cinico disegno, nutrito di collegamenti internazionali a reti eversive, mirante a destabilizzare la giovane democrazia italiana a 20 anni dall'entrata in vigore della sua Costituzione. Disegno che venne sconfitto. Furono anni in cui la consapevolezza delle forze democratiche di dovere battere la strategia eversiva portò all'allargamento degli spazi di partecipazione nella vita del Paese, con un crescente ruolo dei sindacati, nella proposta e nel raggiungimento di obiettivi di eguaglianza e di crescita, con un nuovo peso alla condizione giovanile, espressosi anche a mezzo delle lotte studentesche per la riforma delle università. A quella primavera, all'autunno caldo del rinnovo dei contratti, si volle opporre un dicembre di sangue. Lo sottolineò il presidente Saragat nel suo messaggio il 31 dicembre di quell'anno 69, segnalando come la violenza subita fosse gli antipodi di quella forma di generosa ribellione che anima la gioventù contro ogni ingiustizia e che oggi si chiama contestazione, ma che sotto nomi diversi è sempre esistita. Forze sociali, Parlamento, Governo seppero reagire, dando vita a un'intensa fase di riforme sociali, economiche, civili nella vita del Paese. Dalla legge sullo statuto dei lavoratori ai provvedimenti per istituire le regioni ordinarie nel maggio 70, ancora la legge per la tutela delle lavoratrici madri, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, gli organi democratici nella scuola, la maggiorità a 18 anni, il nuovo diritto di famiglia, in un disegno ampio di coesione e di inclusione sociale. Il terrorismo continuò tuttavia, e forse anche per questo, a uccidere in quegli anni, strappando vite ai cittadini inermi e servitori della Repubblica, come avvenne con le stragi di Peteano, di Brescia, di Bologna, nel vano tentativo di provocare nella pubblica opinione un riflesso disperato all'inseguimento di una sicurezza purché sia, disposto a barattare democrazia con ordine, presunto e malinteso. La democrazia si dimostrò al contrario forte, in grado di battere il terrorismo con gli strumenti propri di uno Stato di diritto, senza rinunciare mai al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Sono i valori della nostra Costituzione. Il ricordo delle vittime di Piazza Fontana sollecita ancor di più la Repubblica ad affermarne la permanente validità. Ciascun popolo porta nel proprio intimo le stimmate di un'autobiografia fatta di egoismi, gioie, di eroismi, di gioie, di viltà, di dolori, di atti di coraggio, di misfatti. Su di essi occorre sapere fare con rigore, verità e giustizia. Il momento in cui facciamo memoria delle vittime di Piazza Fontana è con loro, con commozione di Giuseppe Pinelli e del commissario Luigi Calabresi, dei quali saluto i familiari presenti, sappiamo di dover chiamare le espressioni politiche e sociali del Paese, gli uomini di cultura, l'intera società civile a un impegno comune, scongiurare che si possano rinnovare in Italia le fratture terribili in cui si inserirono criminalmente quei fatti. Il destino della nostra comunità non può essere preda dell'odio e della violenza. Per nessuna ragione la vita di una sola persona può essere messa in gioco per un perverso disegno di carattere eversivo. Ai parenti delle vittime qui raccolti, cui mi rivolgo con rispetto, solidarietà e affetto, e verso i quali l'Italia avverte di essere debitrice, dobbiamo saper dire che ci sentiamo legati da un vincolo morale. Italiani fra italiani, cittadini fra concittadini, per essere custodi attenti del futuro del nostro Paese, nella fedeltà alle istituzioni della democrazia,
che ci sono state consegnate dalla nostra Costituzione. Presidente, bravo, bravissimo, complimenti. Complimenti, eccezionale. Complimenti. Come uomo, come tutto. Grazie, auguri. Auguri, buona festa. Grazie, Presidente. Grazie. Presidente, un saluto. Grazie per quello che hai detto.